Questa barca è verde bottiglia. Molto bella, ma i colori scuri come il blu, rosso, grigio, nero creano problemi alla vetroresina e al legno. Per la vetroresina l'aumento della temperatura superficiale vuol dire anche mettere in moto i residui di stirolo monomero del poliestere, quello che tiene legato il vetro, e un percettibile aumento dell'odore pungente antipatico quando si entra in barca. Nel legno, l'eventuale presenza di umidità diventa vapore, gonfia, deve trovare una via di uscita, rompe il film della vernice e fa cuocere il legno, rammollendo le fibre che diventano a lungo andare come tabacco, perdendo ogni resistenza meccanica. Per la vetroresina l'aumento di temperatura si trasmette anche all'interno, con grande disagio nel periodo estivo, se la barca è senza aria condizionata. Il legno, avendo un bassissimo K termico, non ha questo problema. Per alluminio e acciaio il problema temperatura non esiste, perché tutte le superfici interne sono ampiamente coibentate con spruzzatura ad alto spessore di schiuma isolante poliuretanica o polistirene. Tuttavia, nel periodo estivo sarà possibile, anche su queste barche, osservando l'incontro luce, anche la più liscia, vedere che marca tutti i punti di giunzione tra scafo e compartimentazione. È stata fatta la prova di applicazione dello smalto, il Nautilus Polyurethane Enamel, RAL 9010, un bianco leggermente panna. Sono state prese le misure per calcolare il quantitativo, la maniera di applicazione e le varie difficoltà pratiche del luogo e della posizione della nostra barca. A poppa è stato rimosso il timone per lavorare meglio. A rullo, incrociando le mani, abbiamo applicato due mani di Nautilus Epoxy Prime. Quel nero è la spia che va nella porosità del film e nella carteggiatura svanisce a sottolineare la perfetta levigatura del fondo. Qua e là affiora il colore verde precedente. La preparazione del fondo è finita. Abbiamo usato una ruota orbitale come aspirazione delle polveri. Se state per fare un lavoro analogo, non rinunziate all'aspirazione delle polveri e a passare il panno antistatico. Abbiamo delineato le parti con nastro 471 della 3M. Consente di dare più mani e di toglierlo a fine lavoro con risultati eccellenti. Costa decisamente di più del normale crespato di carta, ma alla fine dei conti è più conveniente. La miscelazione dello smalto in questo caso avviene per tutta la confezione. Sarà sufficiente per tutta la barca, lunga 8,50 m, e ne avanzerà pochissimo. Lo smalto miscelato deve attendere almeno 10 minuti prima di essere allungato. In questo tempo, col panno antistatico, passandolo leggermente sulla superficie, togliamo i residui di contaminazione. In questo caso abbiamo messo circa il 20% di diluente, mescolato benissimo e poi versato il prodotto nella vaschetta di plastica e subito applicato con un rullo idoneo che trovate nel nostro listino. Anche dalla parte di destra procediamo dal bottazzo fino alla linea di galleggiamento. La parte superiore sarà fatta successivamente. Il pennello è indispensabile nelle curve strette o negli spazi dove il rullo non può arrivare. Si fa sera e finiamo la parte superiore della fiancata sinistra, mentre per la destra dobbiamo aspettare il giorno dopo. Non si vede più. Proviamo un piccolo compiacimento anche perché la banchina, che ci segue attentamente, come si fa quando tutti siamo ai lavori, ha espresso compiacimento. Leggerissima carteggiatura con grana 500 per dare la seconda mano, pulizia della polvere e preparazione dello smalto per la seconda mano. Si parte dalla parte in ombra. È pomeriggio e le giornate di maggio sono lunghe. Il gloss,
la lucentezza, ora è più profonda e manca ancora una mano. Complessivamente ne daremo tre. Abbiamo nuovamente carteggiato con grana 500 e facciamo la pulizia col panno antistatico. Questa volta laviamo anche la superficie. Partiamo dalla fascia alta. Ricoprire con lo stesso colore è leggermente più difficoltoso. Ecco come viene via facilmente il nastro. Il segno è netto e non ci sono sbaffature. Bel lavoro! Applicazione del nastro per la linea di galleggiamento. La carena ha tante mani di antivegetativo che forma uno strato troppo spesso. È stato carteggiato parzialmente e per bloccarlo abbiamo rullato un Nautilus Epoxy Prime. Il galleggiamento sarà blu. La confezione di smalto che usiamo è un residuo di un'altra lavorazione usato parzialmente. Il componente B essica in presenza di aria e forma parti dure che nell'apertura del barattolo possono cadere dentro e inquinare. È indispensabile filtrarlo. Usiamo la tazza graduata per il perfetto rapporto di miscelazione. Questi accessori sono nel nostro listino. Notate la presenza di vento. In questi casi è bene allungare un poco di più. La vaschetta è già stata usata, ma il giorno dopo si spella molto bene. Poi la superficie che facciamo è molto ridotta e qui usiamo un rullo più piccolo. La seconda mano, con queste condizioni, sarà data dopo un paio d'ore. L'antivegetativo questa volta è autolevigante. Quando rivedremo l'azzurro, saremo certi che la barca ha navigato. Comprare una barca nuova, ma soprattutto usata, vuol dire prendere possesso dei suoi particolari di lavorazione ed esecuzione. Questa barca è un progetto americano, di Hoyt, che si rifà anche a barche di Ereshkigal degli inizi del secolo scorso. È armata con due alberi con sola randa e sono in vetroresina senza sartie, naturalmente passanti. Appoggiano su un rinforzo in carena e hanno una base circolare di alluminio per una perfetta posizionatura. I bulloni di acciaio con alluminio e con il salino formano corrosione con efflorescenza che oltre a essere antistetica e inquietare l'armatore danneggia anche il materiale dove si forma. Diversità di potenziale. Decidiamo di rimuovere la base, fare un collare di buon compensato strutturale col pagliolato. Sarà messo in opera con cississime 1010 CFS e poi proteggere con Duralac il contatto di metalli diversi. Notare come l'efflorescenza abbia intaccato anche il pagliolato. Dopo sarà compattata con C-System 1010 CFS. Ecco come si presentano i bulloni. Useremo tirafondi che si ancorano perfettamente nello spessore del colletto che andiamo a fare. Con un cartone è stata fatta la sagoma e ora ritagliamo i pezzi con il seghetto alternativo.
Abbiamo accoppiato con morsetti i tre compensati per avere un aspetto più omogeneo. Ecco la prova di montaggio a secco, poi alterniamo i tagli perché non cadano nel solito punto. Proteggendo con nastro la base dell'albero per impedire l'incollaggio. In maniera rudimentale e semplice prepariamo le caviglie per tappare i vecchi buchi e poi via con C-System 1010 CFS. Tutti questi lavori possono essere eseguiti, come ben vedete, con mezzi e capacità amatoriali. Impregnazione delle superfici. Il colletto è stato tagliato in due. C-System 1010 CFS e addensante numero 2. Secondo e terzo strato con la stessa lavorazione.
Quando si tolgono i nastri, si prova una piccola soddisfazione se il lavoro riscuote la nostra sufficienza. È caldo e dopo 3 ore è tutto seccato. Allora rimontiamo la base facendo nuovi buchi e isolando il tirafondo con Duralac. Posizioniamo la plancetta con la scaletta di poppa. I fori erano stati tappati dall'esterno, ma siamo intervenuti dall'interno con una punta sottile per avere il riferimento certo e forare tranquillamente dall'esterno. I bottazzi hanno complicato la verniciatura dello scafo e al lavoro finito il risultato intorno alla reggetta d'acciaio non ci piace molto. Smontata la reggetta, delimitiamo la superficie e andiamo a fare una linea blu. Dobbiamo proteggere tutta la parte bassa perché qualche goccia comprometterebbe il lavoro. Pennello sempre vuoto per evitare gocciolature e via. Completiamo anche il timone. L'elica ha ricevuto il Nautilus Drive Primer e ora riceve la prima mano di Nautilus Drive Antifouling. Rimontiamo la reggetta d'acciaio e per proteggere dalle colature di ruggine proviamo a risolvere il problema con un buon grasso alterno, in gel. Lo facciamo anche per l'alloggiamento delle viti perché l'acciaio che si trova normalmente è 304 e non 316. Nostro malgrado abbiamo qualche giorno forzato di più di stare in terra e allora decidiamo di dare un profilo migliore alla parte bassa dell'attacco del timone. Thank you.
Per fare queste due guance usiamo PVC a cellula chiusa, quello con cui fanno le coperte, e C-System 1010 CFS con microfiller powder. Stesso lavoro dall'altra parte e pensare che era già pronta. Apriamo le teste con C-System 1010 e microfiller powder. Dopo un paio d'ore, quando è secco, miglioriamo, o pensiamo di farlo, la sua efficienza. Lavoro di finitura, ma si può fare meglio. C10 CFS additivato leggermente con microfiller powder per riempire le cellule del PVC. Quando è essiccato ha una consistenza coriacea e prepara perfettamente la superficie. La carta vetrata è avvolta su una stecca per non fare avvallamenti e si impasta perché è ancora leggermente fresco. SP anti-fouling direttamente sopra e il prossimo anno si vedrà il risultato. Thank you.
Anche la maniglia di acciaio, nonostante la pulitura, presenta tracce di ruggine, grassa al teflon e viti con teflon. Siamo pronti per il varo, gli ultimi ritocchi ai punti di appoggio e nuovamente il mare dopo una buona cosmesi e lavori importanti. Altri lavori da fare. La coperta ha gli stopper datati e le drizze sono cotte. Gli stopper, da questa parte, hanno come sigillante lo stucco a filo ed è fuori passata acqua.
Abbiamo rifatto la base per alzarli un poco, perché siano in corretta posizione con l'winch, ma poi vedremo che sarà ben altro il lavoro da fare. La base che montiamo, incollata, è in legno di compensato e pitturata con lo stesso smalto delle fiancate. La tecnica è sempre la stessa, impregnare con 10-10 CFS e poi aggiungere per questo incollaggio complanare microfiller powder. Gli strumenti sono estremamente semplici. Per il montaggio avevamo già presentato tutto a secco, ma poi, tirando i boloni, ci accorgiamo che il core, la parte interna di balsa, è cotta. Il 10-10 con microfiller ha riempito e saldato perfettamente i vecchi fori degli stopper. Passiamo all'altra batteria di stopper, ora siamo più attenti. Qui hanno usato il silicone su una spaccatura, il che vuol dire non sigillare e creare problemi che vedremo tra poco.
La parte sottostante presenta tracce evidenti di umidità. Smontiamo. Ecco il problema. Smontiamo anche il winch, stesso problema. Dalle piccole aperture o stresse protette con silicone, mai farlo, è entrata acqua e la balza interna, il core, ha assorbito e ha perso ogni caratteristica meccanica, come la gomma di un'auto bucata. Procediamo speranzosi di limitare l'intervento alle superfici che poi saranno coperte dal nuovo fitting e lasciare la coperta intatta. Ma non sarà così. Se per mettere il winch avessero fatto i fori con una tazza più piccola e usato il 1010 CFS con microfill per riempire il foro, questo problema sarebbe inesistente. Osservate la perfetta rotondità di rottura del jerkot dovuta al serraggio del bullone che teneva questo altro stopper. Sotto non c'è nulla, lavorano solo le pelli esterne. Pensate, quando fate mettere del nuovo o ulteriore fitting sulla vostra coperta, probabilmente nel conto tutto questo non è conteggiato. È gratuito, senza che lo abbiate richiesto. Dobbiamo, per forza, essere più drastici. Bisogna capire e pulire la carie. Si delimita con il nastro la parte che intendiamo tagliare via col frame. Notate come la pelle superiore sia elastica quando priva del supporto interno. Ecco come si presenta la balsa, come tabacco bagnato. Altro taglio importante. Abbiamo pulito con il cacciavite e i ferri, ma poi passiamo ad un ferro montato sul ferro. Thank you.
Siamo sempre a fondo scala, sotto c'è bagnato. Chiamo ancora. Non pensavamo di avere questi problemi. Peggio di ogni previsione. L'acqua penetrata attraverso le viti dell'Uince, piano piano è calata a valle del bolsone della Tuga, rovinando tutto il sandwich di balsa. Precisa rottura del gelcot e, mamma mia, ancora più drastici, quasi senza pietà. La sicurezza prima di tutto. Spremuta di barca. Ancora avanti drasticamente, e pensare che con questo maestralino si poteva essere sotto vela.
giochiamo a dama e poi ancora avanti a pulire. Togliamo anche gli attacchi delle scime. Guardate le vite spropositate che hanno bucato tutto. Crediamo di avere finito di pulire e le superfici ora sono asciutte. Si lavora con mezzi modesti, ma con responsabilità. Si primerizza con 10-10 CFS. C10 CFS e microfiller powder. PVC con 10-10 CFS e microfiller powder, il secondo strato di PVC. Thank you.
per lavorare meglio, via anche la parte centrale. Il PVC non è dello stesso spessore, allora componiamo il primo piano, poi si vedrà. Il 1010 CFS con microfiller powder riesce a formare continuità strutturale estremamente affidabile. Il giorno dopo controlliamo la stabilità. Va tutto bene. Pareggiamo per passare alle fasi successive. Core Bond. Lo omogenizziamo bene e poi lo misceliamo ancora. Arriverà per caduta a colmare le parti vuote. Ci serviamo di un tubo da silicone vuoto e di un tubicino per arrivare proprio in fondo.
Per quanto il coribonde appaia denso, riesce tuttavia a colmare e passare anche da un'apertura come un capo di spillo. Abbiamo proseguito facendo tutte le iniezioni e mettendo ancora PVC e intanto è arrivato Giovanni a cambiare tutte le cime e le trizze. Lavoro di finitura, sempre 10-10 CFS e microfiller powder. Si colmano i fori a monte e si stucca il PVC. Sono le 16:10 del giorno dopo. Lavoro di finitura. Ora siamo più precisi. Anche Big Bird e Paolo hanno detto che è un buon lavoro. Abbiamo preparato un foglio di compensato da 4 mm, di quello buono, non il compensato di importazione, e lo abbiamo trattato con 10-10 CFS e lo smalto delle fiancate. We'll be right back.
possiamo rimettere in funzione i pezzi di vetroresina tolti prima perché abbiamo lavorato con rabbia e un po' di disperazione, poi perché è meglio così. Faremo il solito lavoro anche dall'altra parte. Abbiamo anche preparato il supporto per gli stopper, così come una base per l'uince e la controbase interna. Non abbiamo potuto riprendere la messa in opera perché avevamo bisogno delle quattro mani. Il pannello di compensato è stato incollato con 10-10 CFS microfiller powder e poi lo abbiamo messo in leggera pressione mettendo sopra delle riviste, quelle natiche, hanno sempre un certo peso, e tirando leggermente con nastro da pacchi. Smontiamo il lavoro di prima di pranzo. La misurazione dell'umidità è giusta. Per posizionare correttamente l'uince, abbiamo forato da sotto con una punta sottile e ora lo facciamo da sopra. Per avere una migliore presa della base degli stopper, carteggiamo lo smalto e incolliamo con C-System Epoxy Mix 110. Tempo di presa circa 5 minuti. I lavori cominciano a essere delineati e senz'altro ci daranno sicurezza e affidabilità nel tempo. Anche Radio Banchina ha detto che va bene. Thank you.
cartone è la dima del profilo del timone. Col PVC ne facciamo vari sagomi. Tagliamo con trigitto. Abbiamo preparato anche quelle con PVC più leggero, recuperandolo dal nostro magazzino. Diamo forma all'inclinazione e dimensione all'allungamento del timone. Tutti i calcoli fatti in maniera empirica, ma con un poco di esperienza e buon senso. La linea ci permette di mantenere l'inclinazione. Prepariamoci i sistemi 1010 CFS con microfiller powder e si incollano anche i profili di PVC, quello più leggero che pure diviso. Un lavoro in più. Si assemblano i vari strati. Quello rosa che diventa l'interfaccia col timone è di peso di 90 kg metro cubo. L'altro, il verde, 40 kg circa. Anche qui 1010 CFS e microfiller powder.
Per dargli una resistenza torsionale sono stati recuperati, sempre dal magazzino, due filarotti di tech e alloggiati nel centro del profilo, annegati nel 10-10 con microfiller powder. Il legno, a parità di peso, è tre volte più resistente dell'acciaio. Si riporta a vetroresina la superficie di contatto col prolungamento. Stessa miscela, 10-10 CFS per preparare la superficie. E poi 10-10 CFS con microfiller powder. Gelato con le cialde. Teniamo in posizione puntellando omogeneamente dal basso. Il 10-10 CFS, con microfiller powder, così abbondante, ha formato una perfetta interfaccia e il prolungamento del timone che ora sporge dalla linea di chiglia, non della deriva, ha un peso, in questa fase, limitato a poco più di un chilogrammo. In caso di urto accidentale rappresenta un punto di rottura, salvaguardando il progetto originale del timone. Raccordo del nuovo prolungamento. C-System 10-10 CFS con microfiller powder allo stato mieloso perché sia pennellabile e vada a riempire le microbolle tipiche degli espansi di PVC.
stuccatura sul fresco e aspettando che asciughi, una levigatura all'imperfezione della carena di riva. Facciamo il profilo ancora più bello, o almeno lo speriamo. Una buona levigatura del lavoro sin qui fatto. Dieci CFS con microfiller powder per riempire le imperfezioni e la porosità del PVC. Per stuccare bene, la spatola deve avere i bordi perfettamente vivi, angolo retto. Stucco Nautilus Light Filler con basso peso specifico, 0,6 per litro. Omogenizzare bene il componente B e poi, idealmente, dividere la confezione in due o quattro parti secondo la necessità. La proporzione, anche senza bilancia, sarà molto buona.
mescolarlo fino ad ottenere il colore perfettamente omogeneo. Carta di grana grossa per una buona spianatura. Il bordo di uscita deve essere sempre a spigolo vivo, mai arrotondato. Delimitazione della zona di intervento per la successiva lavorazione. Usiamo anche gli avanzi di lavori dello scorso anno. Messa in opera di unidirezionale di carbonio in strisce da 15 cm, sempre con C-System 1010 CFS.
piccole separazioni del tessuto fatte durante l'applicazione. Si incrociano gli strati e si protegge la parte anteriore a regola d'acqua. Confezione da 1,5 kg, fare sempre due pompate di A e una di B. Per le confezioni da 4,5 kg e 30 kg, le pompe sono di maggiore dimensione e calibrate per una pompata di A e una di B per avere il corretto rapporto. La messa in opera del PIL Play su umido permette un'ottima compattazione dei vari strati con omogeneità della superficie. Il costo in più del PIL Play e il tempo per la messa in opera